Vediamo ora una panoramica del contenuto della confezione del macro EVTest. Abbiamo ovviamente lo strumento, il puntale remoto PR400 che ci permette di eseguire le nostre prove, le nostre verifiche senza dover necessariamente avviare la prova tramite il tasto Go, ma possiamo avviarla comodamente tramite il tasto appunto presente sul puntale. Abbiamo un kit di quattro cavi con coccodrillo. Abbiamo il caricabatterie, abbiamo la spina sciuco che ci consente di eseguire agevolmente le verifiche a valle dei differenziali e le verifiche, ad esempio, sulla resistenza globale di terra nei sistemi TT. Abbiamo il cavo ottico C2006 che utilizzeremo per scaricare i dati dallo strumento sul nostro PC. Abbiamo le batterie ricaricabili ed infine abbiamo lo zero loop, che non è altro che un accessorio che serve per effettuare la calibrazione su alcuni tipi di misure del cavo spina sciuco. Abbiamo nella parte superiore della valigia questo pacco dove sono contenuti alcuni CD con manuali, versione del Top View, quindi programma di gestione e scaricamento dei dati. Abbiamo tutta la documentazione, quindi certificati di calibrazione, guida rapida, manuale del Top View, eccetera. Ed infine abbiamo a parte questa borsa, dove al suo interno troviamo quattro bobine di cavo e quattro picchetti che ci serviranno per effettuare le misure della resistenza di terra col metodo voltamperometrico e la misura di resistività del terreno.